Marissa è già sveglia col buio. Sarà una benedizione per chiunque ha sofferto calamità naturali, dice. Voci dalla notte di Tacloban, quella passata ad attendere l'arrivo di Francesco. E poco importa per il pessimo tempo previsto, ci sono impermeabili per tutti. Messa all'aeroporto della città, con quasi 300.000 intrepidi a sfidare la tormenta di acqua e commuoversi ascoltando Francesco. Bisogna riportarlo subito a Manila, decidono nel frattempo le autorità. La notizia corre di bocca in bocca. Non importa, va bene così, almeno è venuto. Siamo felici comunque, commenta con sorridente filosofia Elisa. Le vittime del tifone Yolanda, scelte come commensali del Papa, devono accontentarsi di un rapidissimo pranzo. Bergoglio, riferirà il portavoce, padre Lombardi, li ascolta uno ad uno, piange per la commozione, continua a chiedere di loro e delle loro storie anche mentre corre verso gli altri sopravvissuti di Yolanda, riuniti nella cattedrale di Palò. In realtà tutti gli anni, dice Elena, nell'attesa ci tocca riparare le case, ma quella volta il tetto volò via, l'acqua saliva dalla strada, racconta un altro mostrando le foto del cellulare. Ricordi che pure non turbano troppo l'atmosfera, perché come spiega suor Zira, originaria di qui ma trasferita poi in Italia. Forse lì nell'Europa hanno la difficoltà di rialzarsi subito, ma noi siamo abituati alla difficoltà, alla povertà. Francesco va di fretta ma strappa comunque sorrisi con poche spontanee battute. La strada per l'aeroporto è affollata ancora di gente. Si torna a Manila 4 ore prima del previsto, con Francesco contento comunque dell'avventurosa giornata. L'aereo della delegazione governativa che parte poco dopo sbanda sul prato. Soltanto paura per i passeggeri. L'unica nota triste purtroppo della giornata è l'impalcatura abbattuta dal vento sopra una volontaria dell'organizzazione. Morta sul colpo. L'organizzatore dei viaggi papali, Alberto Gasbarri, si è già attivato per mettere in contatto il Papa coi familiari della donna.